Supplì, crocchette e mozzarella fritta, un orzotto, cacio, pepe e pere caramellate salate. E poi ho pensato alla coda vaccinara, però qui non tutti possono mangiare il maiale, allora del pollo cotto a bassa temperatura, però col sugo della coda alla vaccinara. Lei è una chef stellata e questo è il menù del pranzo a cui oggi hanno partecipato 300 detenute del carcere femminile di Rebibbia a Roma. L'occasione è fornita dall'Altra Cucina per un pranzo d'amore, promossa dal rinnovamento dello Spirito Santo grazie al contributo di Coldiretti e alla collaborazione con il Ministero della Giustizia. È una cosa molto, molto sentita, perché abbiamo la possibilità di stare tutte insieme con tutti voi, questo pranzo che con questi chef, queste cose, è una festa, è una cosa bella, è un'emozione grande. Anche nei posti più impensabili c'è sempre da imparare. Qui ho visto tanta solidarietà e ho capito, insomma, che ci sono persone buone e che fondamentalmente gli angeli non sono soltanto in paradiso, qui ne ho visti tanti oggi. Capirgli, dargli una mano, fargli vivere quel momento, quel calore che loro qui dentro purtroppo non hanno. Giornalisti, volontari, protagonisti del mondo dello sport e artisti hanno preso parte a questo evento in 13 carceri italiane, da Roma a Massa Carrara a Ivrea. Festeggiare il Natale è giusto farlo con tutti, perché se uno festeggia il Natale, allora o uno festeggia il giorno dei regali, che può essere qualsiasi, o se è il Natale prevede anche questo, prevede condividere con tutti.